qualcuno ci dice la chat? Aiutateci. Prova, prova. Sassà, prova, prova, così si fa. Di solito. Ok. Ci siamo? Sì, ti senti, dai. Perfetto, ci siamo ragazzi. Allora, eccoci qui. Dai, tanta ansia per nulla. Fortunatamente funziona tutto. Il problema comunque sarebbe stato mio. Quindi niente, pista insomma piena di muretti, perché praticamente si sta in un tracciato, sì ok, costruito apposta, ma comunque sia di un cittadino veramente pericoloso, perché anche molto veloce, nonostante sia anche molto largo. Christian, illustraci, andiamo a prendere, insomma, vedo Rino De Hammer sulla Mercedes, raccontaci un po' il giro, si sta per lanciare. Sta per lanciare, manco tanto. È un suggerio di fare il secondo settore. Taglia come un assassino. Vediamo chi c'è già lanciato. È comunque pista dalle velocità veramente elevate, specialmente i DRS che si andranno ad aprire. Quindi ci sarà tutti lì vicino. Occhio, non essere troppo, perché il primo settore è una strettoia praticamente. Eh sì, curva 1 è veramente un imbuto, specialmente alla partenza, oltre che comunque sia il punto più lento della pista, perché poi credo che la marcia più bassa che si metta fino all'ultima curva sia la quarta praticamente. Sì. Solo curva 1 è realmente una staccata, poi diciamo che l'altro sono tutti pista, diciamo, avvicinamenti. Oddio. Più o meno. Iniziano a lanciarsi, sono su Icio, che è al suo primo giro lanciato con la sua Ferrari. Andiamo su Icio, a bordo della Ferrari, che insomma speriamo che abbia un risultato diverso rispetto a quello che è la realtà. Sì, sì, stupenda. Dalla televisiva è veramente uno spettacolo. Raccontaci il giro, siamo ancora al terzo settore, vai Christian. Fine del secondo settore, si alza leggermente il gas, si prende leggermente il freno per avere un'ottima uscita e sfruttare quest'altro rettilineo lungo più di un chilometro che ci porta all'ultima curva. Ricordiamo, curva allargata, l'anno scorso era molto più stretta e va così a chiudere. Il primo giro, andiamo a vedere. Dai, 29,4. Ricordiamo che la pole in vita è stata 27,6, sì. È già generale, sempre a bordo, compagno di squadra di Icio, a bordo della Ferrari, 29,2, quindi già qualche decimino viene rosicchiato. Terzo tempo sta... Dimmi. Penso che sul 28,5, 28 base, secondo me... Penso si possa andare, penso, poi... Insomma, sì, abbiamo ancora da scoprire, perché insomma siamo ancora alla seconda gara, quindi dobbiamo ancora scoprire chi dei piloti, magari anche qualche rivelazione, ha preso veramente grande feeling con il gioco e quindi ecco abbia incrementato anche la sua velocità rispetto agli anni passati, all'anno scorso in particolar modo. Sì, dai. Diciamo che queste nuove macchine, queste nuove vetture, comunque con questo cambio di regolamento si era un po' più pesantucce, quindi bisogna avere un attimo uno stile di guida, andarlo leggermente a modificare comunque, perché certe traiettorie che si facevano l'anno scorso sono difficili farle adesso, visto che pesano quasi 200 kg in più, quindi... Eh sì. Bisogna stare attenti. Macchina diversa, macchina un po' più sottosterzante, però godibile. Simulazione anche migliorata un pochino quest'anno. Diciamo, si tende sempre ad avvicinarsi, a farsi un passetto in quella direzione. E quindi nulla, ecco, un gioco nuovo, assetti nuovi. Ancora non si è ben capito se vale la pena stare estremamente scarichi o comunque andare su assetti bilanciati, quindi ecco un po' questo poi il... diciamo che c'è un livello di pensiero differente, cioè chi sceglie di stare più scarico e giocarsela più in gara,
invece magari punta nei settori misti a, diciamo, a difendersi e a prendere vantaggio, il problema è che poi la gara ci sono mille variabili, come si sa. Gestione dell'ERS in questa pista, parliamo un pochino anche in, in vista della gara, ma anche perché non vedo, ecco, abbiamo Rain One e diciamo Furious che sono in giro d'uscita. Diciamo che con l'ERS, se vuoi stare tutta la gara, diciamo, almeno il primo stint, stare sempre lì ad attaccare, allora l'ERS si va via. Se invece vuoi stare dietro ad accodarti, comunque tenere un buon ritmo e difenderti da chi ti attacca, allora li puoi andarlo anche ad usare. Su questa pista c'è... Salutiamo tutta la chat. Ciao ragazzi. Eh sì. Facciamo un bel saluto a tutta la chat. Andiamo a vedere si Elvis. Lancia One, eh? Si lancia The One. No, Ray One. Ciao campioni al commento, un abbraccione Tesa, troppo gentile. Bobbo, grande, Bobbo immancabile. TMR Michele anche, che insomma mi sembra che... No, non corre stasera. Michele sta in A2, se non sbaglio. Sì. O probabilmente non può correre stasera. Non lo so. Controlliamolo un attimo. Primo settore, 33-0. Niente male. È in linea probabilmente col 29. La seconda parte di tracciato, anche qui deve alzare il gas per non andare a muro. E qui ha perso parecchio. Meno di 10 minuti alla fine. Abbiamo un Fuchs intanto di Ray One. Secondo settore, lanciatissimo nel terzo. Dopo un ottimo settore, un ottimo primo settore. Vediamo, ultima staccata. Notavo che Nuvola con tre giri di gomma rossa, quindi non vorrei che si fosse dimenticato di cambiare il set di gomme. 32. Antonio la piazza lì in settima, ma avrà ancora due tentativi a disposizione. E infatti Michele pilota 1, non ci ricordavamo male, solo che stasera ha giustamente da fare, quindi un salutone, un abbraccione, ci vediamo in Australia qualora il piccolo dovesse addormentarsi in tempo. Arriva Bottas sul traguardo, si sta per lanciare adesso. Eh sì. Decima posizione, 1.33. Nel frattempo dal 29.2 Fucsia di generale non abbiamo visto ancora tempi migliori, però sono tutti appaiati, diciamo, nella prima posizione. I primi quattro sono in decimo, sì, in decimo, sì. Quindi poi da Intensorca in poi sembra di allenarsi un secondo gruppetto. Ma credo che comunque, essendo ancora nella prima fase della qualifica breve, probabilmente i piloti stanno perlomeno cercando di segnare un tempo e di stampare un tempo, sì, esatto, sì, perché sta. Senza stamparsi sui muri anche quello magari, ecco, nell'ultimo tentativo qualche rischio in più uno se lo prende anche, però diciamo che non è proprio facile andare oltre 250 km orari attraverso i muri. No, perché poi comunque sia devi sfruttare sempre tutta la pista, quindi guadagnare anche quello spazio, e a volte, ecco, impostare una curva appiccicatissimo al muro in entrata, perché poi alla fine è lì che guadagni realmente velocità e percorrenza, più gli vai vicino e più il tempo si abbassa, quello è inevitabile. Arriva Bottas mentre Carmine 29-0. Infatti l'abbiamo chiamato. Bottas 31 guadagna la posizione, era decimo sul brigante, tira giù 4 decimi, quindi sta andando a migliorarsi anche lui.
e Icio 28,8, il primo a scendere sotto il 29. Inizia. Andiamo a vedere sesta posizione per Intensorca, 29,8 il suo tempo, a un secondo dalla pole position provvisoria, giro d'uscita gigante per lui. 34, arriva il generale. Vediamo il generale. Si migliora solo di due decimi, però guadagna una posizione su Carmine. E sta per lanciare Sam. Terzo provvisorio, occhio a Sam a bordo dell'Aston Martin. Tu tienimi aggiornato su chi sta per partire, che io scarrello velocemente. Quindi finirei sto giro, andrei su nuvola. E Furious ancora non ha stampato un tempo. Pista difficile, pista assolutamente difficile. Sia per i muri che per i tagli. Poi la gomma rossa ti permette veramente solo un giro, perché al secondo giro va già sotto di 3 decimi, quindi vai a perdere già tanta prestazione. È alto il consumo. E peccato Sama nel serpentone e porta alla fine del primo settore, la perde. Potrebbe ancora avere un'opportunità, attenzione, set in pista. Sette di gomme da cambiare sicuramente per lui. È bello spiattellamento, sì, era veloce, lanciato, però salva Rino, la macchina. Lanciato Rino. Sì, sta entrando ora nel terzo settore. Vediamo per lui. 3 decimi in meno rispetto al suo tempo di prima, quindi in linea con il 29,5, che lo porterebbe comunque in sesta posizione. Può andare in sigale, dai. Se si migliora, potrebbe anche andare. Attenzione, ferma una Red Bull, probabilmente si sta per lanciare, credo possa essere Nuvola. Intanto Sbiegos ce lo siamo perso, perché è cambiato di praticamente un nulla il colore dei delle bandiere delle macchine. 28,8 a 30, no, neanche, siamo a 23 millesimi. Intensorca, anzi 13, sul traguardo 29,0. Andiamo su nuvola. Sotto di mezzo secondo, Ah, peccato, Rino taglio. Comunque settimo tempo per lui. L'ha tagliato perché sta tornando. Sì. 29,5 in linea con quello che avevamo pronosticato. 9,6 nuvola, si mette subito dietro lì in marcatura. C'è un bel gruppetto. Probabilmente hanno ancora il tempo. Un po' risicato, ma potrebbero avere un altro tentativo. Vediamo, infatti. Tante auto e box adesso probabilmente cambieranno le gomme e entrano, veramente un gran valzer. Quindi Paul per te, dai, un nome al volo. Paul per me? Ma guarda, io punto su una zampata di Icio, che migliora ancora di più il tempo. Secondo me 28 e 6 lo può portare a casa. Io mi prendo Sbiegos, dai, che lo vedo abbastanza in fuori. È on fire, è saltato fuori così dal nulla. Tac. Andiamo a vedere un attimino, giusto per curiosità, che tempo aveva segnato. È da un 29,3 lì, che comunque stava in mezzo alla mischia, prende e leva mezzo secondo. Infatti, vediamo un po'. Icio anche da un 29,4, un po' così per tastare la pista, per prendere un po' di confidenza. Poi 28,8, quindi insomma, ecco, come diciamo prima, stavano un attimo assaggiando l'asfalto, aspettando che magari, ecco, gli ultimi minuti si gommi. Si è lanciato Bottas. Ultimo tentativo per lui. Allora, vai su Bottas. Io credo che si stia per lanciare anche generale. Taglio di Bottas. Rewan. Si è lanciato Rewan. Andiamo a vedere. Stanno per lanciare tutti. Credo anche Sam è il primo del trenino che sta andando. No, non è vero. È Nico Naples invece, sì, che sta nel terzo settore, che sta cercando di lanciarsi. Abbiamo probabilmente una McLaren
che si sta lanciando, che è già lanciata, vediamo. No, attenzione, incidente! Cosa è successo? Incidente con Rino De Hammer. Credo che Furious fosse lanciato. Rino De Hammer probabilmente, non so, non voglio azzardare nulla, però non si sono sicuramente capiti i due piloti e purtroppo Rino De Hammer ha distrutto l'anteriore della macchina e quindi non potrà andare a rilanciarsi. E Furious anche, credo che con... no, non mi pare abbia danni, non so, non lo vedo. Peccato. Ma andiamo immediatamente ultimo giro su lui. Nico Naples, che a bordo dell'Aston Martin è nel primo settore. Attenzione che adesso dà fastidio. Si è spostato, giusto, si è messo all'interno. Ottima manovra di Furious, che purtroppo avrà sicuramente rotto qualcosa nel contatto ipotetico, perché insomma abbiamo visto solo una macchina distrutta e un'altra che andava piano, quindi non so se... Io ho visto una macchina che andava piano alla fine, abbiamo capito ben poco. Nico Naples che sta facendo il tempo con, credo, dietro di lui Intensork. Andiamo su Intensork a vedere se... No, ha preso il taglio. Peccato per Intensork. E allora andiamo velocemente. Icio sotto di 80 millesimi. Siamo su Nico Naples, probabilmente il primo a tagliare il traguardo di quest'ultima tornata di qualifica. Apre il DRS, si mette tutto interno. Verdona Aston Martin. E 1.29.6 per lui. E Icio, fucsia per lui, 28.6. Si è migliorato e vuole mettere in cassaforte la pole position. Sbiegos, che aspetta proprio gli ultimi secondi. Abbiamo anche Nuvola lanciatissimo, però peccato per lui. Taglio per Nuvola. A meno che non sia il giro. No. Credo che sia taglio per lui. Attenzione, andiamo su generale, che è lì davanti, generale, è lì davanti. 28.7. Doppietta. Eh già. Ha neanche un decimo. Arriva Carmine. E anche Samma poi. Andiamo on board. Si decide tanto qui. La Red Bull. 29.0. Buono, guadagna. Guadagna una posizione, credo, su Intensork. Prima finisce così. Doppietta bandiera Ferrari per tutti. Arabia Saudita. Sì. E andiamo sulla macchina del Pullman TMR Icio, che ha sgranocchiato decimi su decimi e da 29.4 è riuscito a limare il tempo fino a 28.6. Ho preso il cavallo giusto. Sarà interessante la gara, specialmente il primo giro, che là veramente bisognerà stare veramente attenti. È la partenza molto delicata anche perché i due piloti Ferrari, che hanno tra l'altro, ecco, subito dietro due piloti Red Bull, quindi insomma, ecco, una contesa molto vicina a quelle che sono poi le reali vicende di pista della Formula 1, quindi Red Bull e Ferrari ancora che si contendono il Gran Premio di Jeddah. E non è facile, perché col compagno di squadra a fianco non puoi essere così aggressivo, nel senso che comunque sì, devi coprire la posizione, ma neanche creare chissà quali problemi a lui, quindi insomma, o magari cedere il passo se ha avuto uno stacco migliore alla partenza. Non è così facile. Attenzione, vediamo. Ecco, questa è la faccia che ha fatto Icio quando ha visto che ha fatto la pole position. Insomma, la reazione mi sembra contenuta, però ecco, da prendere in considerazione anche la tutina gialla, veramente fashion.
Comunque andiamo a riepilogare: Icio, Generale, Sbiegos, Carmine, Intensor, Kasam, Rino de Hammer, Nico Nepal, Nuvola, Pampi, questi primi 10. Dall'undicesima posizione Bottas, Matrix, Rain One, Brigante, Allu e a chiudere il gruppo Furious. Ce l'abbiamo la pubblicità? La possiamo lanciare? Ovviamente. E allora lanciamo la pubblicità. Andiamo, ci abbiamo tutto. Rieccoci in pista, rieccoci in pista amici del TMR, in attesa che venga dato il pronto dall'addetto. Christian, parliamo un po' di strategia. Strategia, secondo me, penso che possano andare la maggior parte, specialmente quella avanti, di gomma gialla. Poi magari qualcuno si inventerà gomma bianca, magari soffrirà all'inizio, però puoi avere una seconda parte di gara veramente molto molto veloce. Ora abbiamo visto che in Elite è uscita la safety car, quindi ecco, anche in vista di una safety car piuttosto... Diciamo che se una safety car nei primi giri va a aiutare, diciamo, poco il gruppo, già una safety car verso il settimo, l'ottavo giro già potrebbe mischiare le carte. In seria considerazione di mettere gomma bianca e andare fino alla fine. La durata delle gomme... Quanto gialla... rossa, gialla, bianca, via. Diciamo che la rossa, vediamo quella che si può scaricare. La gialla già comunque a 10, 12, anche 13 giri ce le ha, mentre la bianca si va dai 20 ai 25 giri tranquillamente. Potresti fare anche tutta la gara con la bianca. E quindi non era una cattiva idea la mia, quindi ok, perfetto, no, perché io avevo in mente di fare una bella gara aggressiva, monto la rossa, rimonto due, tre, quello che riesco a rimontare, entro e metto, però, bando alle ciance, siamo qui, giro di formazione. Formation lap, vedere due Ferrari, due Red Bull, veramente, fa un certo effetto, se la giocheranno, per ora penso che ordini di scuderia non ce ne saranno minimamente, quindi... Siamo a inizio campionato, quindi le forze ancora si devono delineare. Siamo on board sulla Ferrari di Icio. Servizio, Andrea, per favore torna alla modalità di prima. Sì. Scusate, intendi lo schermo? Sì. Ok. Giro di formazione. E qua parte in 13ª posizione.
sta per partire. Questo Gran Premio di Jeddah. Mentre di Andrew ancora niente. Mentre arrivano gli altri sul traguardo. Ci siamo, piloti che vanno a schierarsi in griglia. Pole position di Icho, seguito dal generale. Diego se Carmine a completare la seconda fila, terza fila il tensor Kassam. Quarta fila Rino De Hammer, Nico Naples, quinta fila Nuvola e Pampi. Ci attendiamo Andrew. Andiamo per la partenza, ci siamo. Questo Gran Premio di Jeddah è. Via, si accendono i semafori. 3, 4, 5, allo spegnimento, il via del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Scatta benissimo lì, che prova la Red Bull all'esterno di Sbiegos. Curva 1, va lì, va lungo. Si prende la posizione sulla Ferrari, però. Partita male, la Ferrari in generale, attaccato dalla linea di Hammer dietro, c'è già una bandiera gialla. Fanno già il vuoto Icho e Sbiegos. La linea di Hammer ne guadagna addirittura 4 di posizioni. Seguito da Nico Naples e generale che si ritrova in ultima posizione. Cioè Nuvola si ritira, attenzione. Bandiera gialla, cosa è successo? Sono tutti in penalità, stanno andando. Bandiera gialla, vado a invitare Andrew, ragazzi, scusate un attimo. Così. No! 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 Un attimo di pazienza. Ok, scusate, ho invitato, ancora bandiera gialla, ancora bandiera gialla. Con Icho e Sbiegos che prendono quasi 4 secondi di vantaggio sul Rino De Hammer. Già, il primo giro, andiamo a vedere dietro se c'è bagarre, ma vedo solo bandiere gialle. Ancora invitare Andrew, ma non riesce ad entrare. Fino al secondo giro, sempre in testa Matrix che ci trova più pampi. Attenzione, duello a 3 su curva 1. Attenzione, ruota a ruota Sam e Bottas. Bottas si prende la posizione. Cerchiamo di invitare un attimo Andrew solamente. Okay. Andiamo da Andrew. Scusate ragazzi. Reinvitato. E siamo alla fine, secondo giro. Vino che accorcia dopo la virtual safety car. I primi 4 con gomma media. Rewind, Tensorca e Matrix con gomma bianca. Andiamo a vedere c'è qualche bagarre in pista per ora. Giro veloce di Sbiegos, giro veloce di Dino, 33-8, sta guadagnando, DRS abilitato, e dietro lotta sempre, Samma contro Bottas. Salutiamo
TMR Nava, ciao Max, ciao ragazzi. Purtroppo sono in telecronaca solitaria, aspettiamo il ritorno di Andrew. Vince la gara Ice, l'ho seguito da Sbiegos, adesso ci sarà anche il DRS, quindi adesso ci sarà lotta lì davanti. Sbiegos che marca a uomo Ice. Prova a seguirlo, apre il DRS, 90% di S, e lui in gestione. Marcatura su Ice, apre il DRS, si avvicina, inizia a studiarlo, DRS entra un brigante, si ritira dalla sessione, cosa succede? Funziona virtual. No! Gialla, ma non dice se c'è una safety card. Prova a invitare di nuovo Andrew. Se c'è questa virtual. Invitare. Un attimo di pazienza. Ancora virtual, ancora virtual certificato, continua la gara, quanto giro già virtual certificato, andiamo a vedere un po' dietro. Nico Nepos e Ray One che ha recuperato tante posizioni da inizio gara. Andiamo a vedere box per tutti. Cioè box per tutti, safety car. È entrata la safety car. Rino Hammer. Entrano tutti i box. Sbiegos, Rino Hammer, Micio, Bottas, tutti i box. Ma direttamente su gomma dura per cercare di andare fino a fine gara. Quindi attimi di pausa. Sto cercando di invitare Andrew, ma non riesce a entrare. Il safety car, gruppo ricompattato. Avanti, Rewan si trova in testa dopo 4 giri. Con gomma bianca. Andrew, non riusciamo a recuperarlo. Non riusciamo a recuperarlo. Si cara che va a ricompattare il gruppo. Dice che si trova in decima posizione, tutti davanti. Da superare, perso tempo con il valzer dei pit stop, infatti lui non riesce a sopravanzarlo.
riesce, anche Sbiegos riesce davanti. Settima posizione per Furious. Facciamo un ultimo tentativo di sfintare Andrew, che non riesce ad entrare. Siamo ancora in safety car. Numero 6. Questo giro si andrà alla ripartenza, gruppo ricompattato. Staremo a vedere con la gomma bianca che andrà molto molto lunga, quindi dovranno superarli in pista oppure aspettare eventuale pit dei tre lì davanti per prendersi le posizioni. Sa che nel traffico sarà molto difficile rimontare dopo 6 giri e una safety car. Red Bull e Ferrari si ritrovano indietro con Pump in ultima posizione, due ritiri illustri e di Nuvole Brigante. Siamo. Andiamo lì davanti. Attenzione, tutti hanno abbandonato la sessione. Cosa è successo? Matrix e Bottas, bisogna andarli a reinvitare. Anche Matrix. La gara riparte, ma la gara che è ripartita, sono andato a invitare sia Matrix e Bottas. Matrix nell'area, riesce a rientrare per fortuna. Non si rientra Bottas. Attenzione Furious, attenzione a muro Furious, attenzione, non so se ci sarà un'altra safety car. Bottas riesce a rientrare, bene. Andiamo, per ora non c'è. No! Figare. No! No! Matrix che segue Sam. Rientrato. Sorca. Tallonare One. Ora non si può usare il DRS, ma alla fine del prossimo giro dovrò usare, cioè, prima già tantissimo, prima dell'ultima curva, tornato da Samma. Lotta 3 per ora, Samma che ne ha di più con gomma gialla, vediamo se ci prova all'esterno di curva 1, vediamo se lo fa. Prima una staccata appaiati, lascia l'interno e si prende la posizione Samma, gran sorpasso, si mette in direzione di Le One, cioè da dietro recuperano da Sbiegos, Pino De Hammer sono lì, un po' più staccato Nico Naples, arrivano Icio e Generale. Samma si prende la prima posizione, sfrutta l'errore di Le One,
primo settore si prende la prima posizione, anche se ha penalità. Sorca pure ci ha provato, lo manda lungo, gruppo compatto, tutti talonati, Matrix dietro in Pensorca che prova ad attaccare The One. Ora non c'è DRS. Andiamo a vedere dietro la Mercedes, prova a recuperare Sviegos, gruppo lì davanti, cavo giro, attenzione, c'è stato un errore di Matrix, ci prova all'esterno Sviegos, devo vedere staccata, stacca lungo, si prende la posizione su Matrix, si mette alla caccia di Intensorta, vediamo se ci prova anche lì all'esterno la Mercedes, tutto verso, prova l'attacco e lo supera. In generale miglior giro Samma che prova a prendere il largo, no, vedevo che accade dietro, comincio a cadermi con Apples e qui sta perdendo tempo, qui prendi con Apples, sta facendo la sua gara all'esterno, attenzione, supera Matrix, Sam ha già un secondo e mezzo di vantaggio. Prova a tallonare Lucio, superare Matrix e mettersi lì davanti, seguito dal generale. Ha dato anche Bottas nel frattempo. Sviegos già in zona DRS. Ai danni di Intensorca. Vedete lì, vediamo se ci prova la Ferrari. Apre il DRS. All'esterno. Lunghissimo e passa anche la Ferrari, attenzione, via, caccia di nuovo di Nico Nepos, non sto girando, 35 giri in mezzo al traffico, lì prova a recuperare, andiamo da Sviegos su la caccia di Ray One. Vediamo che Ray One, Intensorca e Samma devono ancora pittare lì davanti. Molto molto vicino. Gomma più fresca. Prova a tenere Antonio. Nono giro. Dovrà farne ancora almeno 6. Per scegliere l'anticipare il tutto. Saremo a vedere. Molto meglio, attenzione, di nuovo per penalità, bandiera gialla, con successo di Noammer, attenzione, rompe l'ala, attenzione, Sviegos ancora all'inseguimento di Ray One, ma penso stia aspettando il pit perché sembra molto aggressivo. Intanto a vedere Sama, miglior giro, Intensorca non molla, lo tiene lì sotto il secondo. Tricio supera all'esterno Nico Nepos, si mette in quinta posizione. Tre secondi e mezzo da Sviegos, mentre Samma penalità, attenzione, siamo già, andiamo a vedere, già 8 secondi di penalità per Samma, attenzione, quindi la sua gara compromessa. Sviegos sempre attaccato,
Rewan sembra avere più ritmo rispetto all'inizio gara. Andiamo a vedere se ci trova sul dritto. Uscito molto meglio. Si avvicinerà qui per attaccarlo nel successivo DRS. Attenzione, lungo di Rewan che prende il muro, bacia il muro. Adesso dovrà superarlo in sicurezza. Diego spera terza posizione, c'è il DRS. Antonio, attenzione, ci proverà sicuro. Box Samma che sorca miglior giro, sorca leader virtuale. Questo gran premio di Jeddah, generale finito nevo, vediamo sta bagarre tra Aston Martin e Ferrari, settore centrale, bellissimo stare vicino qui, però lui lo fa addirittura molto bene, può già attaccarlo, si difende con l'ers quasi di serva, andiamo a vedere quanto ne ha qui. 14%, sta provando in tutti i modi in generale, non c'ha il DRS, amico Naples, sì ce l'ha, quindi riesce a difendersi anche questo giro, lo fa unico duello in pista questo, quindi si fermerà qui. Vediamo se ci prova, ci prova, ci può provare, prende l'interno, glielo lascia mica nelle polse, si sfiorano. Qui la staccata, le Ferrari si mettono in quarta e quinta posizione. Vediamo se ci prova, vediamo se ci prova. Fa vedere, fa vedere, tiro sul piede. Tredicesimo giro, Rewan prova a tenere la scia di Diego, vediamo. Perde tantissimo il primo settore. Tantissimo il primo settore, infatti tra qualche giro sarà richiamato il box, mentre il generale segue come un'ombra l'altra Ferrari di Vici. Di vantaggio, quasi 2 secondi, si mette lì fino ad entrare il passo in tensorca, bisognerà vedere poi dove uscirà. Per ora generale Vicio grande ritmo, stanno recuperando. Rewan si giro quasi 1 secondo, come Bianca che è andata giù, lo segue come un'ombra, si stacca Nico Naples dal DRS che qui ha veramente tanta tanta importanza, sì, enormi rettilinei. 13° giro e fra un po' sarà tempo di pit stop. Ferrari continuano, anche le One è in tensorca per portare la gomma più avanti possibile. Andiamo a vedere Pampi, supera Matrix, si mette a caccia di Bottas, ricordiamo che ha penalità. Sam miglior giro 33-0 in 11ª posizione, andiamo a vedere se ha scontato almeno i 5 secondi di penalità, andiamo a vedere, sì, li ha scontati, quindi ha solo 3 secondi di penalità. Il Sorca Rewan ancora devono pittare insieme a Matrix, per il resto hanno pittato tutti. Andiamo a vedere il generale, sembra averne di più di Vicio, ma resta lì,
ma resta lì, stanno recuperando, hanno recuperato ancora 6-10 in questo giro. Siamo alla fine dell'ultimo settore, vediamo se recupereranno ancora i due Ferrari. Apre il DRS. Recupera tantissimo. Ultima curva, andiamo a vedere se arrivano dal box. Ancora no, va lungo. Deve entrare in questo giro. 33-6, ottimo ritmo per i due Ferrari. Tanto Bottas su Nico Naples, indietro che arriva Pampi, quindi sarà un bel duello questo, duello a 3. Samba stampa ancora un 32-6, sta volando, gran ritmo per lui, cercare di recuperare il più possibile, per ora è quasi in zona punti, e 10 giri alla fine. Incollato al Nico Naples, dovrà superarlo in pista, sono sulla stessa strategia, insomma la perde leggermente in sovrasterzo. Non si rimane in zona di adesso, di adesso sì, e dietro scintille. No, se ci proverà adesso questo curvone, legge la macchina di Nico Naples, pokers per lui, un pampi dietro, un felice arrivato sul Ray One. Attaccatissimo, preso dalla Ferrari. 16° giro ancora, Ray One rimane in pista, anzi 16° scusate. E lì lo mette nel mirino sul curvone in salita. Ancora penalità, però la partita l'attacca, va via leggermente, Ray One prova a difendersi, vicinissimo, ha dovuto tutto alzare il gas, all'esterno, supera. Proverà anche generale, box 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 box, a mettere gomma media, il pilota dell'Alpine, gomma rossa, attenzione, gomma rossa, attenzione, super aggressiva questa strategia, ma 8 G mi sembrano un tantino troppi, vediamo se ce la farà. Samma, attenzione, Samma, si ritira. Si ritira, attenzione. Si è box. Le One con gomma rossa adesso, tutti i giri da qualifica. Nico Naples non molla, neanche Pampi. E per ora sono gli unici duelli che sbiego, sempre raggiungibile da Ice, stesso passo per i due, quindi l'unico duello in pista per ora questo, insieme al duello Ferrari, staremo a vedere. E davanti lì
TMR Bottas. Che ci prova all'esterno, che gli deve rimanere dietro e prendersi ancora questo DRS. Mentre lì davanti si vedono le Ferrari. Stesso giro per Sbieglius, Icio e generale. Attenzione, curva 1, quasi lo prende Pampi, manca leggermente il punto di staccata. Si va di nuovo nel settore centrale. Nico può stare agganciato a Bottas. Qui sembra averne un po' di meno, infatti va via. Giada Williams. Tallonato da Pampi. Per generale ha perso un po'. Andiamo a vedere cosa è successo lì davanti al generale. Non c'è qualche danno. Sembra di no. Si mette lì a 1,8. Attenzione. Sei giri alla fine. Attenzione, mentre vi dico, ho crashato Allu. Le Pampi superano con Naples. Sei giri alla fine. Con Naples può restare agganciato. 3 Pampi. Che ha penalità. Deve avere una marcia in più per ora. Quello dell'Alfa. La caccia di Bottas. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere quanto ha di penalità. Solo 3 secondi quindi. La giocheranno in pista. Deve addirittura prendere un po' di vantaggio. Mette fuori dal DRS intanto. Stacchi consolidati ormai. Ci prova, bandiere gialle. In generale i box. Attenzione, in generale i box. Attenzione. Gomma rossa. Cambio d'ala. Ah, aveva rotto l'ala. Attenzione. Gli aveva un danno. Il pilota Ferrari. Approfitta Bottas per mettersi lì sul podio. Pump in quarta posizione. Esce decimo. Andrà per il giro veloce. Sicuramente con gomma rossa. E sorta su Nico Naples. E lì on fire. In realtà rimonta per lui. Gomma freschissima. Sta letteralmente volando. Più veloce in pista. Cinque giri di tempo per provare a prendere il podio, non sembra così lontano. Resta attaccato amico Naples, qui. DRS, lo supera subito. La
caccia di pampi adesso. E bomba gialla, solo di tre giri, quindi anche lui giri di qualifica. Vede Bottas lì davanti, vede il podio là davanti. Vuole andarselo a prendere. Ventunesimo giro. Molto di più in percorrenza. Lo segue da vicino. Sta sbagliando nulla per ora, attenzione. Vediamo se ci prova adesso. Ora no. Attenzione, va lungo, va lungo, va lungo, va lungo. Pampi si prende la posizione in consorta. 2 secondi da TMR Bottas. Dovete arrivare adesso. Molta più velocità. Il generale dietro su Matrix. Per la nona posizione con gomma rossa. Prova ad insidiarlo. Supera. Mentre in sorca già. Quasi vicino. TMR Bottas. Il diesimo giro iniziato adesso. Spiegos che ha mollato leggermente il ritmo. Ma sempre lì sul 3-5. E 0 già, ha recuperato un secondo in questo giro. Tutto in sorta. Pilota Alfa Tauri. Prova a seguire nel centrale. Attenzione, va lungo, leggermente lungo. Sotto il secondo. Quindi avrà anche il DRS questo giro. 3 giri alla fine. Si rimette di nuovo lì in scia. Grande gara per lui. Spalanca l'ala. Si lancia l'attacco. 3 giri alla fine. Apri il DRS. Attenzione, lo attaccherà già adesso sicuramente. Si prende l'interno. Prova a tenere Bottas. Ma nulla può. Su Intensorca che si prende la terza posizione. Adesso Icio a 5,5 in 2 giri. Sbiegos 2-8 sta recuperando Icio. Sta recuperando Icio, lo vede sempre più vicino. Generale 31-1. Icio prova a inseguirlo, lo vede lì, lo vede. Pian piano si avvicina. Ma mancano un poco più di 2 giri. Alla conclusione di questo GP dell'Arabia Saudita. Sorca 4,5. Attenzione, ce la sta mettendo tutta per provare a rimontare e a mettersi anche nei 3 secondi. Per qualche eventuale penalità. Botta si stacca già 1,5. Nico Naples per ora prenderebbe ancora la posizione su Pampi, perché è a 2,2. 4,3. 4,2. Recupera a vista d'occhio. Pilota Alfa Tauri 34-0. Non vediamo in consorte su quanto sta girando. 32-6. Prende 1,5 secondi. Mancano 2 giri alla fine. 2 giri alla fine. TMR Sbiegos poco inquadrato in tutto questo gran premio.
Rosa Campano, sua B, sua Red Bull, il pit stop si è trovato lì davanti, ha superato tutti, si è messo a dettare il passo, 3,5 in pensorca, sta letteralmente volando. Veramente velocissimo, dietro non ci sono bagarre, quindi resta da guardare solo qui davanti. Conclusione di questo Gran Premio categoria 1, secondo GP stagionale qui a Jeddah. 3-3, recupera anche Icho, e sta per iniziare l'ultimo giro. TMR Sbiegos, andiamo su con lui. Cinque ritiri in questa gara, prima di tirarsi in nuvola a inizio gara. Poi Peppe, poi Furious, infine San Marino. Ultimo giro, 2-3 in tensorca. Qualche giro in più e li avrebbe recuperati. Di ottima strategia anche per lui. È riuscito a rimetterlo sul podio. Nico Naples rimane sempre entro i 2 secondi da Pampi, quindi resta ancora lì. Rettilineo fino alla fine del secondo settore. In sesta, settima e ultimo curvone prima dell'ultima curva. Per il pilota Red Bull l'affronta adesso, e quindi possiamo dirlo, signore e signori, TMR Sbiegos vince il Gran Premio dell'Arabia Saudita e di Jeddah, trionfa secondo Icho, terzo in tensorca. Si va a delineare così il podio, quindi quarta posizione Bottas, e quinto scala Nico Naples, prende la posizione a Pampi, per chi è sesto, e Juan settimo, il vincitore di gara 1, ottavo generale, sta facendo un'ottima gara, però vettura dell'ala ha dovuto rientrare, nono Carmine, decimo Matrix, e via via tutti gli altri. Red Bull che trionfa, Ferrari, grande qualifica per loro. In gara Icho è riuscito a mantenere il passo, infatti va a chiudere in seconda, anche se aveva fatto la pole. Purtroppo sfortunato in generale con la rottura dell'ala, a festeggiare sul podio pilota Red Bull. Questo Ferrari secondo, terzo in tensorca, si va a chiudere così il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Andiamo a ripilogare prima di chiudere questa serata. Vince Sbiegos, seconda posizione per Icho, terzo in tensorca, e poi via via Bottas, Nico Naples, Pampi, Ray One, ottava posizione per generale, nona per Carmine, decima per Matrix. Stasera ci siamo ragazzi, è tutto, vi auguro una buonanotte a tutti, grazie a chi ci ha seguito, appuntamento poi per il Gran Premio della 2 fra qualche giorno. Buonanotte a tutti, un saluto da Christian Pizza, buonasera a tutti.